Cari amici telebari, benvenuti ad una nuova puntata di Tempi Supplementari, il programma che riporta la radio in televisione e che riporta in televisione un successo azzurro. Videotema. Bartelli, raddoppio, Bartelli. Ho sentito proprio bella la palla calciata. Ogni gol che segnavano non stava seduto come voleva il protocollo. Non ci prendono più, non ci prendono più. Sandro Pertini, alla faccia delle etichette, non... Bergomi. Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Ed ecco che Juan Carlos Reddy Spagna consegna a Zoff, campione del mondo, la Coppa del Mondo. Che belle immagini che ci proiettano ad una nuova avventura azzurra, ci avviciniamo agli europei, ci avviciniamo al grande cruccio di Capitan Buffon che per eguagliare Zoff ha bisogno disperatamente di questo trofeo. Per parlare di europei non possiamo non convocare a Tempi Supplementari, io neanche fossi il nostro CT Antonio Conte, convoco a Tempi Supplementari il direttore del mensile italiano più prestigioso e diffuso all'estero. Sono ben 32 i paesi che accolgono le firme e i colori di Calcio 2000. Diamo il benvenuto al direttore di Calcio 2000, Fabrizio Ponciroli. Benvenuto Fabrizio. Ben trovati a tutti. Fabrizio, vedere queste immagini sicuramente, sentire questa voce, anche la voce del presidente Pertini, ci riavvicinano tutti un po' alla vera grande fortuna del calcio, ovvero la passione che si ha per questo sport. Un paese può essere ricucito nelle sue ferite proprio da una vittoria. E perché no, in un momento di grande crisi come questo, una vittoria agli europei, partendo da outsider, per non dire da quasi fanalino di coda, perché purtroppo viviamo un periodo tecnico e qualitativo pessimo della nostra nazionale, potrebbe risollevare le sorti umorali di un paese intero. Assolutamente, è già capitato e speriamo ricapiti. È un po' nel nostro DNA. Quando siamo di fronte a grandissime difficoltà, troviamo sempre la maniera di andare oltre l'ostacolo. E da questo punto di vista Conte è perfetto per questo ruolo, perché credo sia veramente innamorato del fatto di essere un outsider, perché partire favoriti ti obbliga ad avere una responsabilità fortissima. In questo caso può essere l'Italia che fa la grande sorpresa, e onestamente a noi va bene così. Siamo abituati a stupire, direbbe qualcuno, anche perché l'ultima vittoria mondiale l'abbiamo ottenuta nel periodo forse peggiore degli ultimi 30 o 40 anni del calcio italiano, nel pieno di uno scandalo. Ci avviciniamo invece a questi europei in una situazione di maggiore tranquillità da un punto di vista sportivo, ma sicuramente abbiamo una nazionale profondamente diversa da quella esultante che abbiamo ammirato in questo video storico dell'82. Basti pensare a giocatori del calibro di Tardelli, di Gentile, abbiamo visto Altobelli, abbiamo visto Zoff. In qualche modo questa nazionale ha pochi campioni e tanti buoni giocatori. Verissimo, facendo scorrere la rosa di quella mitica formazione dell'82, è chiaro che ripensarci adesso ti vengono un po' i brividi, perché tutti in un modo o nell'altro hanno segnato la storia del calcio, mentre quelli che si stanno preparando per la spedizione europea 2016, tranne qualcuno, sono tutti da scoprire da un certo punto di vista. C'è anche qualcuno che non l'ha mai vista la nazionale, eh? C'è anche qualcuno che la nazionale non l'ha mai vista tra i convocati. Infatti,
Infatti, da quel punto di vista è anche il bello del calcio, perché avremo la possibilità di tifare dei giocatori che potrebbero con la maglia azzurra diventare dei campioni, come ci è successo tantissime volte in passato, e non solo quando abbiamo vinto. Pensiamo a Schillaci, è partito per Italia 1990 che era un signor nessuno, è tornato che era Totò. Quindi, sai, abbiamo tante possibilità per stupire tutta l'Europa. Abbiamo anche tanti giocatori che sono in attesa di una definitiva consacrazione. Non dico che si trovino tutti nella medesima condizione di Schillaci, ma di fatto, ad esempio, ci sono tanti giocatori che potrebbero dare una svolta determinante alla loro carriera. Mi viene in mente Thiago Motta, mi viene in mente Montolivo, giocatori che potremmo definire sotto certi aspetti over, un pochino oltre le più rosee aspettative per quanto concerne anche l'amore per la maglia azzurra, perché di fatto sono due rincalzi che si trovano probabilmente a vestire una maglia da titolare anche per i gravi forfè che l'Italia avrà a centrocampo. Marchisio e Verratti sono out. Può essere, tra virgolette, anche la stagione europea di qualche giocatore che ha giocato pochissimo, come Zaza? Ma assolutamente sì. Aggiungerei anche un nome, che è quello di Insigne, che sono curiosissimo di vedere in un panorama importantissimo come l'europeo. E senza Higuain vicino, perché giocare con Higuain vicino, esatto, è come vendere, insomma, è come avere una bancarella d'acqua nel deserto. Insomma, tutti vengono da te, tutti vogliono vedere te. È anche una prova di maturità per il ragazzo che in qualche modo, nonostante una stagione straordinaria, è stato offuscato dal Maradona 2.0 per quanto riguarda i record, 36 gol in Serie A. Sì, poi ricordiamoci che comunque Conte punta moltissimo sul gruppo, quindi bisognerà capire anche questa Italia come riuscirà ad amalgamarsi in campo, perché alla fine Conte ha deciso una strategia e la porterà avanti sino in fondo, al di là del modulo e delle scelte tecniche prima della partita, però resta il fatto che lui punta tantissimo sul gruppo, e il gruppo c'è, poi che sia forte o no lo scopriremo fra qualche settimana, però almeno il gruppo c'è, ed è già qualcosa di importante, perché anche altre nazionali, magari più importanti di noi e più forti di noi sulla carta, hanno qualche problemino a livello di gruppo. Noi da quel punto di vista siamo molto più solidi. Io lo dico oggi, per me è l'anno del Belgio, ma questa è una mia idea personale, anche perché a volte la storia ci mette lo zampino. In un anno terribile per il Belgio, la squadra più multietnica, più colorata d'Europa, che conquista un trofeo del genere, mi sembra quasi un segno del destino. Purtroppo non rivedremo però, caro Fabrizio, in nazionale, avrebbe forse dovuto almeno partecipare ad uno stage, la Padula. In Inghilterra sono tutti quanti innamorati di lui, il Sun, il giornale con il quale collaboro, mi ha chiesto di intervistarlo, il ragazzo è pieno di rabbia agonistica, si è definito così. A me avrebbe fatto piacere vedere in A un giocatore così, forse lo vedremo in Inghilterra anche se si parla di Napoli in pole, ma mi avrebbe fatto piacere anche vederlo comunque nel giro della nazionale. Chiedo troppo a Conte? No, non chiedi troppo, però è anche vero che in attacco c'erano tante, tante alternative. Forse è il reparto più difficile da allestire per Conte, perché non c'è un vero fuoriclasse. Quindi non è che hai qualcuno di certo al quale puoi ruotare attorno altri elementi. Secondo me ha fatto delle scelte abbastanza oculate. L'avrebbe voluto portare, però probabilmente non c'era spazio. Dispiace moltissimo anche a me, perché mi sarebbe piaciuto vederlo in campo e soprattutto davanti ad un'occasione importante capire come reagisce il ragazzo. Però insomma penso che prima o poi la sua occasione ce l'avrà, anche perché quest'estate si parlerà tantissimo di lui. Io alla fine credo che andrà all'estero e sicuramente si metterà in luce, come è accaduto più o meno a Pellè. Ti dico soltanto una cosa, ho intervistato anche il presidente Sebastiani, mi ha colpito di entrambi una cosa. Sebastiani è convinto che la Padula sia perfetto per il calcio inglese più che per la Serie A, nonostante il dispiacere di non vederlo da noi, e la Padula mi ha detto una cosa che mi ha fatto anche un po' di tenerezza, ha detto: per tutto quello che ho passato penso non esista un calciatore con più voglia di me. Io quando sento queste dichiarazioni mi si riempie il cuore, perché comprendo come il calcio possa anche essere per certi aspetti un elemento di rivalsa verso la vita. Quindi vorrei 10, 100, 1000 la Padula nel calcio italiano. Sì, anch'io, ma concordo con Sebastiani, penso che sia perfetto per il calcio inglese e sono abbastanza certo che alla fine lo vedremo lì. Mi sembra veramente coniato per fare la differenza in Premier League, però deve scegliere la squadra giusta, perché è un giocatore che deve avere la possibilità di giocare
non deve andare là e sperare di avere qualche spazio. Forse leggo tra le righe la tua riflessione, leggo quasi una sentenza. Al Napoli con Higuain non la tocchi neanche in allenamento, all'Ester pare, così mi è stato riferito da qualcuno, Sebastiani, Ranieri gli ha comunque promesso di poter giocarsela insieme a Vardy. È questa la differenza sostanziale. Ricordiamo che a Napoli c'è Gabbiadini, ma Gabbiadini l'abbiamo visto in maniera continuativa quando si è tolto di mezzo, tra virgolette, Higuain, perché sennò a Napoli difficilmente giochi. E poi si parla di Wolfsburg, si parla di Wolfsburg, 25 milioni sul piatto, Fabrizio, questi c'hanno i soldi, a noi rimangono le briciole, ma a noi rimane il talento. Parlo di talento perché? Perché Fabrizio Ponciroli non si occupa soltanto di calcio, è un collega onnivoro, pratica ogni tipo di sport, ti so anche appassionato di wrestling, ma al di là di questo so che tu hai un libro che è uscito qualche tempo fa, La Macchia, che è totalmente in distonia con il tuo amore per lo sport, perché è un horror thriller, a me piace definirlo così, che racconta di un potere scoperto da Tom, questo protagonista particolare. Sì, diciamo che ogni tanto mi avventuro in qualcosa che non fa parte del mio DNA. Ho provato a scrivere questo libro, che è un fantathriller con una spruzzatina di horror, e vediamo come va. L'ho fatto più per divertimento personale che per altro, come spesso faccio nella mia vita, anche il wrestling è stata una parentesi bellissima, e quindi vediamo, può essere una cosa divertente, chissà, magari. Magari, ne ritorniamo a parlare. Grazie mille a Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000. Un abbraccio a Fabrizio, a presto! Grazie a voi, alla prossima! Un abbraccio a Fabrizio Ponciroli, pubblicità!